siamo di cuore per essere questa sera nella nostra casa, qui a Vallina, dove in occasione del Natale gli ospiti e gli operatori hanno voluto insieme, attraverso la rappresentazione del presepe vivente, dare risalto a quelli che per l'umanesimo cristiano sono valori importanti. Cosa c'è di più sacro di una vita umana che nasce e che ha in sé la forza di accogliere una molteplicità di persone, da quelli più umili, i pastori, chiamati per primi da Gesù a ricevere il suo annuncio di salvezza, all'accettazione dei doni portati dai rappresentanti di altri popoli e culture, i magi venuti dall'Oriente, agli angeli, al cui annuncio pace in terra agli uomini di buona volontà simboleggia la pacifica convivenza tra i popoli. Ma affinché ciò si realizzi è necessario quello che Papa Francesco, nella sua udienza generale del 18 novembre 2015, chiama gestione simbolica della porta, della soglia, dei passaggi, delle frontiere, che è diventato cruciale. La porta deve custodire, ma non respingere, perché l'ospitalità risplende nella libertà dell'accoglienza. La Santa Famiglia di Nazareth sa bene che cosa significa una porta aperta o chiusa, per chi aspetta un figlio, per chi non ha riparo, per chi deve scampare al pericolo. Tutto questo non può non vedersi nel presepe vivente, vissuto da ognuno di noi tutti i giorni, perché non è altro che il simbolo di una piccola famiglia che vive nella sua quotidianità. È per questo che nell'anno della misericordia la nostra casa si apre per accoglierlo, ma al suo interno esso accoglierà personaggi i cui abiti sono stati ispirati alle diverse nazionalità e culture: la Madonna siriana, San Giuseppe egiziano, la pastorella nigeriana, insieme ai tradizionali pastori tipici del presepe cristiano, per un unico obiettivo: l'integrazione e la pace. Tutto però ebbe inizio nel 1223 per opera di San Francesco, ritornato dalla Palestina, fu colpito dalla visita a Betlemme e volle rievocare la scena della Natività in un luogo greco che trovo molto simile alla città palestina. Noi stasera abbiamo voluto ricreare una piccola Greccio e speriamo di esserci riusciti. Bisogno nel tempo che stiamo vivendo di rafforzare e vivificare tutte le nostre comunità, relativo a Cusino, che si fa ogni volta promotrice di queste iniziative, e ringrazio il Sindaco di Capra, di San Costantino per la loro presenza. Vi faccio i migliori auguri di
felice Natale e di buon anno. L'ultima cosa che non mi era ancora capitata di fare, ma ritengo che questa sera mi sia capitato, di essere finalmente anche io un personaggio del presepio che voi avete creato. Grazie. E comunque volevo ringraziare soprattutto il nostro formatore, il dottor Salvatore Di Fede, che è segretario nazionale di Psichiatria Democratica, che si è fatto un gatto di chilometri per venire da noi stasera. E quindi è con noi e lo voglio ringraziare.